I mestieri tradizionali a Celle di San Vito erano quelli legati alla campagna. Tutte le famiglie praticavano un'agricoltura di sussistenza, aiutati soltanto da pochi animali, come muli, asini e giumente, oltre ai buoi che servivano per l'aratura. Si coltivavano il frumento, l'avena, l'orzo, il gran turco, le patate e i legumi. Il grano, nelle varietà dura e tenera, serviva all'alimentazione umana, avena e orzo per lo più per il foraggio animale, così come la paglia raccolta dopo la mietitura. Nonostante la quota abbastanza elevata del paese, era praticata anche l'olivicoltura, per produrre sia le olive, che venivano essiccate o salate, sia l'olio necessario al fabbisogno familiare, non solo per l'alimentazione, ma anche come combustibile per le lampade, farmaco e unguento per le ferite. L'allevamento si concentrava soprattutto su pecore e capre, più adatte ai terreni montuosi, ma non mancavano mucche, maiali e galline. In particolare, il maiale, chiamato in provenzale cayun, veniva allevato in casa da ogni famiglia e una volta macellato forniva un indispensabile apporto di proteine sotto forma di carne, lardo, pancetta, salsicce e prosciutti. Oltre ai pastori locali, i monti della Daunia erano attraversati anche dai pastori abruzzesi che scendevano lungo i tratturi, le antichissime strade sulle quali per secoli o forse addirittura per millenni le greggi venivano portate a svernare nel tavoliere. Oggi il paese ha un potenziale turistico, purtroppo ancora non pienamente sfruttato per via della difficile accessibilità. Nei dintorni esistono diversi sentieri naturalistici, gestiti dalla comunità montana dei Monti Dauni, che permettono di ammirare le bellezze del paesaggio circostante, come il corso del torrente Celone, la pineta Petera e i grandi boschi di faggi, tra i quali si trovano anche i ruderi di antichi mulini ad acqua.